Sono 48 gli scatti scelti da Giorgio Giostra per la mostra L'uomo, la natura che lo circonda e il tempo, inaugurata a Palazzo delle Marche dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Nell'esposizione, allestita al primo piano della sede dell'Assemblea legislativa, il fotografo di Camerano propone il suo percorso di scoperta della realtà e del senso della vita, attraverso l'obiettivo, invitando a fare tesoro della saggezza degli anziani che possono aiutare i giovani a conoscere e a guadagnare il tempo. Le fasi più significative, e vi ringrazio, sono quelle della ripresa della vecchiaia. La foto più bella, la foto alla quale sono più affezionato, è quella della vecchina, io la chiamo così, la vecchina di un paese nell'entroterra marchigiano che passava su una strada in un livello, a un livello inferiore al mio, e ho fatto uno scatto e l'ho immortalata ed è là appesa alla parete. Le foto sono state estrapolate, prese da l'archivio di numerosisti, di parecchie foto relative sempre alla vecchiaia, all'uomo nella natura, l'uomo che pensa di poter conquistare tutto ma che è debole di fronte al tempo, e noi l'uomo non riuscirà mai, se non attraverso la foto per brevi scatti, non riuscirà mai sicuramente a dominare il tempo. Il tempo percorre la sua strada e l'uomo ne percorre un'altra. Infatti ho fotografato un orologio con una sola lancetta, appeso anche quello a una parete di un edificio, sempre nelle Marche, che significa che l'uomo deve fermarsi, perché il tempo non è un suo, come posso dire, non sia un elemento da lui posseduto. Rigorosamente in bianco e nero, le foto ritraggono paesaggi, nevicate, viandanti, luoghi di partenza e di arrivo, scanditi da un tempo che si fa a volte attesa, a volte solitudine, fino ad elemento ineludibile contro cui l'uomo non può far nulla se non fermare un attimo con la fotografia, come ha spiegato l'artista agli studenti, offrendo loro una lezione sulla storia della fotografia.